Buongiorno a tutti e bentornati sull'Italian Maker. Nel video di oggi andremo a fare una recensione e qualche test della Panasonic S1, un prodotto ormai uscito da diversi mesi che però continua a essere una tra le regine delle mirrorless professionali in commercio. Andiamo a scoprirle insieme. Andiamo quindi ad analizzare questa Panasonic S1. Dalla prima occhiata si vede subito che è un corpo molto massiccio, molto robusto e ben costruito, e anche molto pesante. Sia i dimensioni che i pesi ci ricordano quasi una Reflex, anche perché pesa 1,20 kg. Per confronto la nostra 5D Mark IV pesa 890 grammi, quindi è comunque molto pesante, ma questo qui la rende una tra le mirrorless più robusta e meglio costruita e con un miglior grip presente sul commercio. Presenta un oculare molto grande, molto comodo. È un mirino OLED da 0,78x di ingrandimento da 5,8 milioni di pixel. Presenta anche un enorme display da 3,2 pollici da 2100 milioni di pixel. Articolato, infatti ha possibilità tramite un pulsante di sgancio qua laterale, che quindi evita di aprirlo involontariamente, di poter fare diversi movimenti, come ad esempio un'inclinazione verso il basso, utile per poter fare riprese a terra, o se no anche un'inclinazione laterale per altri scatti, insomma, per aumentare le capacità creative. L'unico neo che troviamo di questo display è che comunque col fatto che è estraibile presenta una bombatura che rovina un po' il design. Andando ad analizzare i pulsanti, vediamo che ha diversi pulsanti, tra cui il pulsante dedicato alla registrazione per essere sempre pronti per poter iniziare la ripresa, o questo selettore con le varie modalità di scatto, quindi sempre a portata di mano senza bisogno di girare la reflex sul frontale. Presenta il joystick per i punti di messa a fuoco, troviamo che sia un pochino piccolo e difficile da trovare col pollice in condizioni appunto di mentre si sta mirando. Viste le dimensioni del corpo macchina, avrebbero potuto secondo noi mettere un po' più grosso questo joystick per trovare in modo più intuitivo. La dotazione comunque è molto ricca di pulsanti, quindi permette di essere configurata in vari modi. E la cosa che ci è piaciuta maggiormente è che sul display superiore troviamo un pulsantino per la retroilluminazione, che ci permette di retroilluminare non solo il display superiore come avviene in tante Reflex, ma anche tutti i pulsanti. Una criticità che abbiamo trovato è il pulsante d'accensione, che è in una posizione un po' scomoda. È difficile riuscire ad accenderla mentre la si impugna normalmente, bisogna un po' cercarla col dito, non è proprio intuitivissima la posizione. Sul lato troviamo uno slot per due schede di memoria, una normale e una XQD, queste le nuove schede veloci. Una criticità che abbiamo trovato è l'apertura dello sportellino che richiede uno scorrimento, quindi non basta tirare in giù la levettina per farlo aprire da solo, ma bisogna anche tirarlo indietro, quindi con una mano è un po' difficile da fare. Passando invece alla batteria, la batteria è veramente grossa, una batteria da 3050 mAh, veramente un gigante per la Reflex, infatti anche l'alloggio della batteria è molto grossa e il grip è ottimo. Pure qua andando però a inserire la batteria troviamo stesso discorso fatto per la scheda di memoria, lei ovviamente si aggancia e non casca, ma per chiuderlo non basta chiuderlo, ma c'è questa molla che lo riapre se non lo assicuriamo con questa levetta. Avremmo preferito chiuderlo e che si chiudesse subito senza necessità di cliccare questa levettina. Carino che sul display superiore vediamo comunque sempre lo stato di carica della batteria anche a macchina spenta. Sul frontale vediamo che ci sono diversi tasti, quindi è veramente molto configurabile e personalizzabile. Passando al sensore, il sensore è un full frame da 24 megapixel. Presenta il processore Venus Engine che gli permette di arrivare fino a 51.200 ISO. Il sensore è stabilizzato a 5 assi, inoltre anche le lenti possono essere stabilizzate e si può far lavorare entrambi insieme. Ricordiamo che l'attacco per le lenti è l'L-mount, esattamente come le Leica L. Una cosa carina che abbiamo trovato è che il tappino davanti permette
per essere tolto ha lo stesso sblocco della lente, quindi bisogna cliccare il pulsantino come per sganciare la lente, anche per togliere il tappino per evitare di perderlo. Molto carino. Passando invece ai menu, i menu comunque sono chiari e ben distribuiti. Il menu ci ricorda un pochino quello della Leica Deluxe di cui abbiamo fatto la recensione. I menu sono comunque molto molto chiari, ben distribuiti tra le schermate, c'è una separazione tra modalità foto e modalità video. Passando al comparto video, andiamo a vedere le varie risoluzioni in cui può girare. Ha un video che arriva a 4K 60 frame per secondo senza limiti di tempo, che ci permette di fare comunque un 422 10 bit su uscita HDMI, in questo caso con limite di 20 minuti, o un'alternativa è anche poter filmare in 4K a 30 frame per secondo senza crop in 422 10 bit in camera, quindi comunque un ottimo valore anche per i videomaker. Carina la possibilità di modificare il frame rate di aggiornamento dell'oculare, 120 o 60 se vogliamo risparmiare un po' di batteria, mentre il display posteriore ha un aggiornamento di 60. Andiamo a prendere l'obiettivo che ci hanno dato in dotazione, il 24-70 f2.8, una lente molto grossa, anche questa qui ci dà una ottima sensazione di costruzione e solidità. Il movimento purtroppo di zoom esce esterno, quindi non è interno come succede in alcuni Canon, però comunque rimane un'ottima costruzione, le ghiere sono molto fluide e la lente ci dà una bella sensazione di solidità. Qui ad esempio lo vediamo confrontato con un 23 mm f2 per Fuji appena recensito, per far vedere comunque quanto è imponente questa lente. Montiamo appunto la lente e vediamo che nel complesso appunto il corpo macchina con la lente montata è molto massiccio, però è anche molto ben equilibrato, sta bene in mano, si sente, il peso si fa decisamente sentire, ma non è sbilanciato, non rischiamo di avere il problema di alcune lenti molto grosse su corpi macchina leggerini con poco grip che cascano in avanti. Qui il peso è molto ben bilanciato. Una nota un po' dolente riguarda il caricabatterie, che è un po' complesso, nel senso che è composto da tre pezzi. C'è il trasformatore e il caricatore a parte, quindi sono tanti cavi. Avremmo preferito magari avere l'alloggiamento della batteria un po' più grosso, ma che includesse il trasformatore senza bisogno di un trasformatore esterno. Quindi insomma, per il trasporto non è il massimo, perché ci obbliga ad andare in giro con questi due cubotti, tutti questi cavi, non è proprio il massimo per il trasporto. Ma passiamo a qualche test, andiamo a vedere come se la cava il mirino, quindi posizioniamo la nostra videocamera nell'enorme UF e andiamo a vedere come appunto stiamo avendo la possibilità di spostare il punto di fuoco con lo zoom della zona che stiamo zoomando, e vediamo che comunque il mirino è molto fluido. Andando a vedere un file invece come se la cava, questo qui è il test del 4K con la compressione minima, quindi comunque vediamo l'incisione è veramente veramente buona, un'ottima incisione. Facciamo un test anche sul passaggio della messa a fuoco tra un punto e l'altro e notiamo che è apprezzabile la morbidezza, cioè non ha uno stacco brusco tra un fuoco e l'altro, ma molto molto morbido e delicato passa dal punto A al punto B di fuoco, e anche una volta che aggancia un soggetto, come in questo caso, lo segue bene senza perderlo. Ricordiamo che questo autofocus comunque comunica tra corpo e lente 460 volte al secondo, quindi è in grado di andare a fuoco in 0,08 secondi, stando ai dati che ci fornisce Panasonic, fino a meno 6 EV con un tracking del soggetto che sfrutta l'intelligenza artificiale. Andiamo a testare la stabilizzazione del sensore, perché questa lente non è stabilizzata. A 70 mm andiamo a cercare uno scatto sempre più lento per vedere come se la cava. Anche a un quarto di secondo, vediamo a mano libera, il file è molto buono, fino ad arrivare a un secondo a mano libera, che comunque ok, è un po' mosso, ha perso un po' di incisione, ma comunque di tutto rispetto per essere un secondo. Testando invece la tenuta ISO, andiamo a stessa immagine, stessi settaggi, a aumentare solamente gli ISO, pian piano da 100 fino a 51.200, per vedere come se la cava. E notiamo che il rumore inizia a entrare a 12.800, ma è ancora molto contenuto, a 25.600 si fa sentire, a 51.000 inizia a essere importante. Però diciamo che fino a 16.000 ISO il file è ampiamente utilizzabile. Li vediamo qua confrontati uno a fianco all'altro e vediamo che appunto è fastidioso proprio soltanto nell'ultimo scatto. Qualche breve scatto per far vedere la qualità della lente, l'incisione e soprattutto la naturalezza dei colori
di questo sensore. Una cosa che abbiamo molto apprezzato è che il file JPEG è già molto pronto all'uso. Quindi non è come ad esempio una Canon, che il file JPEG è un po' flat e necessita una lavorazione partendo presumibilmente dal RAW, ma troviamo un JPEG già molto pronto. Questi qua sono degli esempi di selfie che ci siamo fatti e l'incarnato, vediamo i colori, è molto buono fin da subito. Vediamo ad esempio su questa macchina il rosso, è un rosso molto caldo, un rosso che ci piace, che ci ricorda un po' i colori Leica. Anche in questo scatto qui andiamo a vedere quindi l'ottima gamma dinamica, comunque il file è molto molto bello e anche i colori appunto hanno un'ottima resa anche in questo scatto. Ok, quindi abbiamo visto un po' come si comporta questo prodotto. Analizzando un po' per chi è destinato questa macchina, riteniamo che non sia un prodotto proprio per tutti, perché comunque generalmente chi cerca una mirrorless fa questa scelta per andare incontro a un'attrezzatura più leggera, quindi un corpo macchina più piccolo, più sottile, più leggero e anche lenti più leggere. Questa macchina invece è un po' controtendenza, cioè una mirrorless che come dimensioni e peso ricorda una reflex. Quindi secondo noi è pensata proprio per quei professionisti che vogliono un'attrezzatura nuova al top della categoria in termini di solidità, robustezza, ergonomia, pulsanti, ma vogliono comunque un prodotto nuovo, nuova generazione. Quindi appunto non è adatta a chi cerca una mirrorless per fare viaggi, perché non è sottile, non è leggera, non è versatilissima. Per chi cerca foto sportive non è molto adatta perché ha soltanto 6 frame per secondo. È una macchina perfetta per tutte quelle persone che fanno della reflex il loro strumento di lavoro, per chi fa matrimoni, cerimonie in generale e vuole un prodotto solido, robusto, durevole negli anni. Questa qui in termini di costruzione dimostra di essere molto più solida della stragrande maggioranza delle mirrorless in commercio. Appunto è proprio ricorda molto una reflex come costruzione. Comunque un ottimo prodotto, file bellissimo, lenti eccezionali, anche merito al fatto di poter montare tutto il parco lenti anche Leica grazie alla baionetta L-Mount. Anche per chi fa video comunque ha caratteristiche video molto interessanti, quindi può andar bene anche per quella categoria di persona. Ha un prezzo di circa 1.700 euro, quindi comunque un buon posizionamento per le caratteristiche offerte, e riteniamo che per chiunque appunto cerchi questa categoria di prodotto è sicuramente una tra le soluzioni più interessanti attualmente in commercio. Grazie per aver visto questo video, un saluto da The Italian Maker.